Maurizio Ferini, Agitan TV Awards, un riconoscimento a tutto quello che ci hai lasciato, tutte anche le emozioni che ci hai dato, le risate con i tuoi personaggi, soprattutto con la mitica signora Coriana. Guarda, se io non facessi questo mestiere mi dovrebbero rinchiudere in una struttura, perché non riesco a fare a meno di farlo. Se mi bloccano avrei dei problemi. Felicemente le cose che piacciono a me piacciono anche agli altri, sono veramente benedetto da Dio. Negli ultimi anni il personaggio della signora Coriandoli, anche se tu hai fatto tantissime altre cose, è tornato proprio in auge. È cresciuta nel silenzio della serra, dove è rimasta in dimora, a dimora, come le azalee, è tornata nuova, piena di stimoli, non è più la vecchia immutabile di provincia, ma è aggancia in trend, cerca di stare aggiornata e presto spero di ricevere la tutela dell'UNESCO. Perché? Come bene dell'umanità è troppo, però come certo. Bene da preservare. Esatto, anche perché poi la signora Coriandoli ritrae un tipo di donna romagnola del passato. Rappresentativa in realtà di una categoria di donne che è vissuta romagnola. Io non avrei mai pensato che quel tipo di donna lì esisteva anche fuori dalla Romagna, invece il successo era Coriandoli e grazie a Fabio Fazio che gli ha dato nuova vita, grandissima spalla, diventa il coautore della Coriandoli a tutti gli effetti. Mi diverto molto, ha creato questa armonia, diciamo, di gentleman che non si vanno a sovrapporre, non si strattonano, non fanno l'entrata gamba tesa. Io muoio da ridere ogni volta che ci sono gli ospiti, non distingo come Malgioglio, non distingo più se stesso. Ed altra persona che ha fatto tornare la signora Coriandoli, Virginia Raffaele, le varietà che ci ha detto quest'anno su Rai 1, dove era un po' invadente la signora Coriandoli lì. Lei è la mia comica preferita e io sono uno dei suoi comici preferiti. All'inizio eravamo in imbarazzo perché ci trovavamo quasi di lei, quindi grande onore alla Virginia che ha aperto le danze, no, ma poi già da qualche anno ha dato questo grande spazio, cui sono sempre grande. Esatto, e tu hai altri progetti, a parte il signor Grande da parte, hai qualche nuovo progetto in cui ti vedremo? Vorrei portare la Coriandoli al cinema, molto banalmente, non solo lei, ma farne un personaggio cinematografico. Ah, sicuramente verrebbe qualcosa di divertentissimo. Grazie Maurizio. Grazie a voi.